È il turno del Gran Caffè Gambrinus, i cui splendidi locali sono di proprietà della città metropolitana di Napoli. Illuminiamo i monumenti dentro e fuori, il programma della città metropolitana che si propone di valorizzare il patrimonio architettonico della città ed in particolare dell'ente, accende i riflettori proprio su questa meravigliosa struttura con la proiezione nella Sala Sergio del documentario Napoli, 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 realizzato da Carlo Lizzani in occasione del bicentenario della fondazione dell'amministrazione provinciale. Della durata di 65 minuti, il docufilm è stato l'ultima opera realizzata dal grande regista partenopeo, narrando Napoli con i suoi monumenti, le sue chiese, ma anche le sue tradizioni, la sua gente, e poi volgendo lo sguardo ai territori dell'area metropolitana come Pompei, Ercolano, il Vesuvio, Sorrento, Capri e le Isole, la Costa Flegrea e le zone interne, Lizzani ha voluto lasciare il suo testamento alla sua terra, il suo omaggio, realizzato con il suo occhio ma soprattutto con il suo cuore. A me ha colpito molto leggere che lui aveva trovato una città meno provinciale di Roma. Io non so se questo è completamente vero oppure in parte vero. Certo, è una di quelle dichiarazioni molto consolatorie per Napoli. E io credo che comunque questa sia ancora una capitale, perché tra mille contraddizioni e tantissime difficoltà ha conservato i caratteri urbanistici e culturali di una delle più grandi città d'Europa, grande capitale europea tra le poche, tre o quattro, che fino a 150 anni fa erano i centri di potere politico, culturale, anche economico, anche industriale. È importante che la città metropolitana riesca a farsi, diciamo, promotore, no? di questa grande iniziativa. Noi negli ultimi anni sicuramente abbiamo avuto in Campania grandi difficoltà. E ora, diciamo, proprio l'archeologia, la nostra arte, i nostri monumenti possono essere il motore per recuperare un'immagine che purtroppo in alcuni anni si è persa a livello cittadino, provinciale e regionale per tante, tante ragioni. E adesso, come dire, adesso c'è bisogno di una svolta. Sembra che ci sia un governo più attento rispetto ai governi passati anche sulla Campania, e quindi siamo tutti fiduciosi. Un documentario da divulgare per attrarre a Napoli tanti turisti, ma anche e forse soprattutto per far sì che i napoletani possano nuovamente amare la propria città. I napoletani non sono mai stati, non so, nell'anfiteatro di Pozzuoli o a Ercolano, ma come a Stabia. Ecco, perché poi abbiamo grandi cifre per quanto riguarda Pompei e la Reggia di Caserta, ma a fianco a questi due grandissimi poli poi c'è tantissimo altro da vedere, ecco, è così come il centro storico di Napoli, ricordiamoci, il patrimonio mondiale dell'UNESCO, e da quando c'è stata quella dichiarazione non c'è stato ancora quell'effetto invece che si aspettava.